Sono liste che rappresentano la vezzanesità, come ho detto nella conferenza stampa, che rappresentano in parole povere un legame forte che deve esistere nella città di Avezzano con la Marsica e la Marsica con la città di Avezzano. Difatti ci sono anche due liste che fanno riferimento al territorio marsicano. Tanti temi presentati dall'ospedale al tribunale, ma anche un occhio attento ai giovani. La consulta dei giovani è una delle nostre priorità, dove metteremo e chiameremo i giovani, come già è stato fatto una 15-20 anni fa, mi ricordo si fece un esperimento del genere. Noi oggi lo dobbiamo riproporre perché abbiamo necessità che i giovani crescano con una politica sana, non di tifoserie, e così pure la consulta dello sport, delle associazioni, dove ci si riunisce, si fanno e si esprimono dei pareri su dei provvedimenti che riguardano le competenze specifiche delle consulte, oppure le consulte possono anche fare delle proposte, e quindi delle proposte proprio di deliberazione per essere portate in consiglio comunale ed essere adottate. Ha parlato anche del polo universitario. Uno dei progetti importanti che faremo qui al Parco dell'Arsa, il Palazzo Arsa, dove metteremo sia giurisprudenza che agroalimentare, con la quale già era stato sottoscritto un protocollo d'intesa. Ho sentito il rettore di Teramo, ha riconfermato la disponibilità. I cittadini di Avezzano questa volta sapranno scegliere, sceglieranno la sicurezza. Chi può mettere in sicurezza la città, e sceglieranno naturalmente chi non farà brutti scherzi. Io sono conosciuto da tutti i cittadini, sanno che la città la vivo tutti i giorni, e con tutti i cittadini sono stato sempre il loro punto di riferimento, anche quando non ero sindaco.